Trascorso il sabato, Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e Salome comprarono gli aromi per andare a imbalsamare Gesù. Assai presto, nel primo giorno della settimana, vennero al sepolcro appena spuntò il sole. Intanto si andavano dicendo tra loro: «Chi ci farà rotolare la pietra dall'ingresso del sepolcro?» Alzato lo sguardo, però, osservarono che la pietra era stata rotolata, benché fosse molto grande. Entrate allora nel sepolcro, videro un giovane che se ne stava seduto a destra, rivestito di una veste bianca, e si spaventarono. Ma egli disse loro: «Non vi spaventate. Voi cercate Gesù il Nazareno che è stato crocifisso. È risorto, non è più qui. Ecco il luogo ove lo avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli, specialmente a Pietro, vi precede in Galilea. Là lo vedrete come vi ha detto». Quelle però, uscite dal sepolcro, fuggirono, prese da tremore e da stupore, e non dissero nulla a nessuno, perché avevano paura. Viviamo la Pasqua del Signore, e quest'anno in particolare considerando la nostra chiamata. La chiamata del Signore che tocca ognuno di noi, fin dai primi istanti della propria esistenza, ma che poi si sviluppa lungo tutta la vita, attraverso percorsi diversi. È stato per i profeti il modo di poter incontrare Gesù. È stato questo anche per Zaccheo, secondo l'immagine che ci ha accompagnato durante l'anno. Il salire sul sicomoro da parte di Zaccheo non ha voluto significare proprio il risorgere da una vita segnata dal peccato, dall'egoismo, dall'ingiustizia, verso l'incontro con Gesù. Ha cercato Gesù, lo ha trovato, e quindi ha potuto con lui partecipare al banchetto, alla mensa. In questi giorni di Pasqua noi partecipiamo al banchetto del cielo con Gesù, ma anche risorgiamo con lui. Abbiamo bisogno di tagliare il sicomoro sul quale noi siamo saliti per renderlo sempre più fecondo, per renderlo sempre più colmo di frutti. L'augurio che rivolgo a tutti voi è proprio di poter vivere questa Pasqua rendendo la nostra vita più luminosa. Tutti cerchiamo Gesù, ma tutti lo troviamo, e lo troviamo alla mensa della parola e del pane. Auguri.